se volete vedere le reaction in anteprima e senza tagli, passate dal nostro Patreon, primo link in descrizione. Amici delle VGA TV, bentornati! Bentornati ragazzi! Episodio 9 di JoJo. 9, esatto. Sono arrivati a... Singapore! Singapore! Sono arrivati a Singapore e vediamo un po' cosa combinano. L'ultima volta ti ricordi che siamo rimasti che Kakoin? Sì, era un figlio di puttana. Traditore, in teoria, dicono che c'è un improbabile traditore, quindi adesso era rimasti da soli lui, JoJo e la bambina, come possiamo vedere da schermo. Esatto. E vediamo un po' cosa succede. Vai. Vi ricordo che se volete vedere in anteprima le reaction, potete iscrivervi al nostro canale Patreon e ci sono sempre una settimana in anticipo. Inoltre ci sono delle, cos'è, Dragon Ball Z, scusate l'esperto, non sapete più di me. Sì, ci sono gli episodi di Dragon episodi Ball Z. Episodi intera, i film li caricheremo solo su Patreon, quindi episodi senza filtri. Se avete piacere di aiutarci, supportarci, potete abbonarvi al canale Patreon. Oppure potete anche abbonarvi qua su YouTube. Detto ciò, iniziamo. Iniziamo, vai. Sei carica. Buona visione. JoJo, per JoJo sono sempre carica perché è proprio molto coinvolgente. Giutaro, vero. Ice cream! Poi sai, adesso che è il potenziale traditore, lo disegnano con tutto questi scuro. Occhi neri. Sì, sì, è vero brutto, cioè. Prima sì, è vero. Prima no. Che roba. Ma chi è quello dietro? Ah. Aeropanto. Easy job. Sterco con le... Cavolo, quanta violenza. Non può essere... Oddio! Ma sarà Dio che si è impossessato. Mac Brica? Ma basta! Ma è malato. È fuori, Kakuin. Sì, come dici te, forse è impossessato. Da Dio? Sì, ma non puoi... Sì, però... Occhio, Episodio 9, Yellow Temperance. No, è strano, Sembra che ha cambiato... Secondo me si è impossessato Dio. Sì, secondo me non era proprio un impostore, però Dio ha fatto qualcosa, visto che lui ha comunque un collegamento sì, con... Sì, sono d'accordo. Quindi... Ma che bel figlio è Jotaro. Jotaro, sì, bellissimo. Bel ragazzo. Tipico di Dio. Treno, figo. Singapore. Cazzo sta facendo? Lo sapevo. Si è mangiato i cosi. Ma che cazzo fa? No, ma non è tutto a posto, c'è qualcosa, cioè. Beh! Che ansia! Fuori. Figlio di puttana! Sì, JoJo, però spero che hai capito che è un coglionazzo. No, ammazzalo. Sei proprio un coglione. Rotola, rotola, rotola.
Ma cosa stiamo vedendo? Spaccalo! Nella testata. Beh, ma poi da per terra dopo che... Cazzo! È diventato più grosso! Scusa? Voglio rivederlo, scusa. È diventato più grosso! Ma che è successo? Mamma mia, che confusione. Oh, bravo. Tona, sì. Cosa è successo? Adesso è diventato oscuro. Magari non è Dio, magari è qualcun altro. È il diavolo, dici? O magari è semplicemente un altro stand. Può essere. Che schifo, mamma mia. Lelo lelo lelo. Lelo 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 lelo. Ah, eccolo. Che cazzo è? Egocentrico pure. Occhio. Che vorrebbe dire? Aspetta, ma dove... Vabbè. No, ho una domanda. Lui fingeva di essere Kakoin Yon? O in questo caso ti chiederei dov'è l'originale? È vero, questa è una o... domanda. O ha preso momentaneamente le sue sembianze originali, però in realtà è... sta impossedendo Kakoin. Non lo so, vediamo. Le mie pronunce. Okay. No, poi avevo una domanda anch'io. Dov'è che avevamo saputo che c'era un traditore? Da chi? Chi che l'aveva detto? La volta scorsa c'erano arrivati Joseph e Abdul. Non mi ricordo esattamente con la TV. Con la TV, bravo, con la TV. Sì, con la TV. E... Ah, forse però intendevano questo, che c'era questo stand. Non credo che ci sia realmente uno di loro che è un vero traditore. Lo so, però loro avevano pensato a quello. Perché probabilmente... Adesso, ah, pensavo anch'io per quello. Adesso secondo me salterà fuori che appunto era lo stand in realtà, sì, perciò sì, non sì. C'è di fatto un okay. traditore. Speriamo. Non si sa mai, Kakuin, Kakuin! Ah, ok, ecco. Ah, ecco. Prendono il sole in uniforme scolastico. Ah, ecco. Cazzo. Hanno risposto alla nostra domanda. Che matto. Boh, ma lui è completo. A parte il raggio d'azione, abbiamo già visto che è... Ah, lui sì. Ha tutto praticamente. Che sfigata. Oddio. Trova sempre un modo lui. Come tutti i JoJo. E adesso esagera. Merdina. Lo brucia, bravo. Ah. Quindi non serve neanche Abdul, in teoria. No, se la lava via con l'acqua magari. Non so. Il freddo. Mi serve il tuo gelato.
Puttana! È lui? No! Dai, cane, no! Basta insultare, figlio di puttana. Questo è quello che odio di più. Yare. La respirazione? Le onde, sì. Ah, la fuga! È vero, è Joseph, la fuga. Sì! Questo non me l'aspettavo. Ma... Bellissimo. Cioè, quindi nel momento in cui lui si è concentrato per respirare, è andato via lo stand. Ah, esatto, era colpito. Sì. Che c'è, so che sei. Ma che cazzo di traduzione è? Perché sta parlando come se hai i denti rossi. Sono fatto pagato da Dio. Ah, cazzo, ok. Sono stato pagato da Dio. Quattro. Ah, quindi non l'abbiamo ancora visto. Ah, è lui che le mani destre, ok. Questo non lo sapevo. Quindi è lui che ha ucciso la figlia di Pornareff. Sì. Po' bastardo. Cioè, presumibilmente. Sì. L'appeso è lui. La sorella. Quanto parli, amico. Che grande. Che buffone, mamma mia. Boom. Cazzo, ce ne frega, cioè te lo meriti. Tagli il culo, cazzo! Allora, vediamo un po'. È che dopo van via. Vabbè, potenza, crescita, velocità, precisione, durata. Ma fa cagare, dai. Cosa c'è? Peccato, sta roba. Solo che... durata, cioè, vabbè. Sì, era tanto in giù. Non ha punti deboli, cheat.
Sei Kyle. The fuck? Uno ci ha followato adesso. Ah, sto frescando, diciamo, non siamo mica in live. Appunto. Nuovi followers su Twitch durante le registrazioni delle reaction. ガッツクヨだが僕の好物なんだ。くれないか。おっか。サンキュー。レロ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 レ
i gusti della persona. Caccaio coso, sei un po' storto. Sì. O abbiamo una sorpresa che potrebbe non piacerci, vediamo un po'. Lero. Iare. Ah, li ha seguiti di nascosto. Lo sapevo, io sai come lo sentivo? Oddio, oh, vuoi vedere che si sposano alla fine, quando lei cresce un po'. Ma una bambina, dai! Quando lei cresce. Devo scaricarmi queste canzoni. C'è anche il... per cantare. Sì! Oh, oh, oh. Che hai fatto? È difficile sta canzone da cantare. Allora, vorrei dire una cosa qua. Dimmi. Vorrei riprendere il discorso che facevi tu l'altra volta, che effettivamente non ti danno il tempo di godertelo il nuovo stand. Cioè, arriva, lo distruggono e finisce. Ci starebbe che durano un paio di puntate. Esatto. Ovviamente. Fatti bene. Anche perché, tipo, questo qua era... sono un coglionazzo e basta, cioè... Ma... non lo so, secondo me dovrebbero dargli un po' più importanza, perché così è un po'... effettivamente un po' un peccato. Sì. Sì, farli durare due o tre puntate, di modo che magari conosci anche un po' di più il personaggio, ti... hai tempo di preoccuparti del pericolo. Invece così Jotaro ogni volta sai già che risolverà la cosa entro la fine della puntata e... troppo facile. Ecco, diciamo che da una parte non vedo l'ora che arrivi Dio, perché è la vera fight. Sì. Oppure i prossimi stand diventeranno nemici che dureranno un po' più di seri, più. Sì. Anche perché comunque la parte 3 è tipo 40 e passa episodi, quindi siamo solo al nono. Minchia. E mancano solo 4 stand. Non me li puoi far... cioè, non puoi fare 30 episodi solo di Dio, secondo me... dare un po' più importanza a questi stand. Secondo me valorizzeranno tanto quello lì, il figlio della tipa, della vecchia. Ok. Quello con le due mani destre, perché ha comunque ucciso la sorella di... Pornaref. Che nomi. E quindi secondo me a lui daranno un po' più importanza. Magari come dici te, aspettano gli ultimi, perché... dare importanza a 7-10 stand magari è un po' troppo, però magari gli ultimi 4... vediamo, sì. Ecco. Certo, capisco che non possono essere tutti fighissimi. Cioè, tipo quello del diavolo lì ci ha fatto cagare sotto bene. Quello sì, quello è stato bello, pur essendo durata una puntata, anche quello è stato intenso. Altri meno, però dai, non siamo troppo critici. È un peccato. Però vediamo, dai, cioè, ce ne abbiamo ancora da vedere, quindi. Sì, ma poi c'è stato un bel miglioramento dalla stagione precedente, perciò. Anche se anche lì era bello, però, eh? I colpi di scena che c'erano. Sì. Vediamo, speriamo che riescano a girare un po' sta cosa. Rendere un po' più... inaspettato. Vabbè, grazie ragazzi, lasciate un bel like e un bel commento sulla vostra opinione su questo episodio e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!